Avete mai pensato che siamo parte di un sistema complesso? Esattamente come gli organi del corpo, le persone devono cooperare se hanno intenzione di sopravvivere. Tutti devono fare la loro parte, essere pronti al cambiamento. Questo fa funzionare il corpo, il sistema, la città. Così che non marciscano per la noia sotto la pelle. Do loro regolarmente da mangiare, faccio attenzione che siano sempre sazi, così che non gli venga l'idea di divorarmi dall'interno, che non diventino un mostro carnivoro assetato di sangue. Se succede, perché può succedere, c'è solo una cosa da fare. Sezionare! E se c'è una cosa che unisce me e i miei organi è questo: la paura del coltello. Il coltello è un attrezzo lucente, più affilato degli incisivi, più risoluto delle mani, separa, regge, estende, limita, freddo, rapido, deciso. Il tagliato soffre. Il tagliatore taglia. Il gioco è questo. Ma di fronte al coltello, mai perdere la faccia. Quando taglia, a testa alta, misurati con il coltello. Neanche un battito di ciglia. Quando la lama si muove, il motto è questo. Il coltello non decide il taglio. Non può decidere il taglio. Taglia solo perché deve. Che corpi fragili siete.
determinati all'interno da oscillazioni di temperatura e cambi di umore, e al contempo dal clima e dalle oscillazioni esterne. Non è un compito facile quello che vi prefiggete nel radunarvi qui per formare una comunità. Ogni corpo produce infatti calore ed è al contempo conduttivo, quindi può trasmettere il proprio calore ad altri. Com'è possibile rintracciare la temperatura complessiva in questa carneficina di calore degli organi dei vostri corpi? È compito di un moderatore attenersi ai criteri altrui. Ed è mio compito misurare se in questa stanza con questi corpi presenti così arbitrariamente all'interno di questi confini sussista forse un pericolo, perché sarebbe possibile. Occorre fissare un punto zero e una scala, un'unità di misura che possa comprendere questa moltitudine. Ma quale unità può misurare correttamente questo movimento di masse e queste masse in movimento? Non si può misurare in modo sufficientemente esaustivo. I dispositivi almeno noti non bastano. Ho perso il riferimento di misurazione. Gli organi appartengono al corpo, sono incorporati nello stesso corpo. Non l'ha deciso nessuno, è semplicemente così. L'intestino non può allontanarsi dal fegato. Compressi nella crisi di pianto, nel riso convulso, fanno tutti il loro dovere. Sulla funzione di misurazione interna al corpo. Le mie mani sudate, ad esempio, mostrano che qui fa caldo, ma che questo caldo sia cospirativo, affermativo o neutro, non lo dicono. E che io debba cedere ai miei riflessi di deglutizione quando questi si impongono, non implica che io sia d'accordo o che io ammetta il mio nervosismo. Il corpo non ha sempre ragione. Misurare è sapere. Vorrei mostrarvelo tramite un esperimento. Un test sul ratto. Capite anche voi che il colpicino di un ratto con la sua modesta temperatura corporea influenza in misura ridotta questa stanza, ma se aumentiamo lentamente la grandezza di influenza aggiungendo un secondo e un terzo ratto, diventa chiaro in che modo la stanza dipende dalla temperatura dei ratti. E dal canto vostro dovrete constatare che la temperatura dei ratti non solo si diffonde senza freni nella stanza, ma anche attraverso i vostri corpi indifesi. E per finire, anche la mia personale temperatura corporea sarà così manipolata dal ratto che i risultati di questo test dovranno essere dichiarati nulli. Quanti corpi ci sono? Quanti strumenti di misura devono esserci? E quindi, come si regola questo corpo che mi fissa
rispetto all'organo, di comunicazione, rispetto a me, l'organizzatore, rispetto alle frontiere stabilite. Niente misura senza misurazione, niente mediazione senza misurazione, ma una massa senza moderazione è una minaccia. E io voglio solo fare del bene. Vi voglio proteggere dall'intervento del coltello. Esperimento fallito. Moderatore fallito. Ora parla la nonna. La nonna ferita può darci una risposta. Ora il discorso della ferinonna. Vieni nonna. Ferinonna. Vieni. Discorso. Per anni ho ricamato fiori, scene silvane, scolaretti, tablò di frutta, cupi grappoli sull'ottone. Poi mi sono comprata un kit di aghi nuovi, affidabili e sicuri, e ho cominciato a rabberciare le mie vecchie ferite. Non ho lesinato sulla lunghezza del filo, le dita conoscono il movimento, ma vedere come i lembi di pelle si richiudono lentamente su una ferita aperta, la pelle diventa più elastica con l'età, è come chiudere per sempre le palpebre ad una persona amata.